pare, l'altro numero ho bolletto al telefono. Minchia che l'ha passata, Appena rapino la tua cifra di LG 750.000 alle razze, che ho sottoscritto pacco chiaro 750.000 alle razze, caro mio. Cioè, pare cagare ove, so che è dire il minimo per 2 anni seguito. E comunque, siccome sogno un bravo caroso, sogno uno abbastanza educato, praticamente non bestemmiai, non cominciai a dire male parole, niente, mi mando a pagare la testa, ne ho qualche 6-7 pagare da luce, modo modo, e mi tornai a casa. Però poi mi fu mai ammesso che ci può essere la possibilità che qualche grandissimo figlio di Arosa praticamente si inserisce con il suo cellularino, si inserisce nella mia segreteria e praticamente il tuo padre io pavo e pavo con un noto, con un notazzo, perché pavo con un bastardo. Oh, siccome tu sai, pensai che io sogno di un'educazione stratosferica, che praticamente l'educazione è mia, come ti ho già detto precedentemente, in altre segreterie praticamente mammucca tutto paro vivo, io ci sono, non ci vuoi dire qualche cosa di male, però ci vuole sentire così un messaggino quando per dire ci sente carissimo amico mio che ti inserisci nella mia segreteria, va bene? Io non voglio essere maleducato, una cosa che ti volessi dire è figlio della grandissima Iarrosa, figlio del suo pace, bastardo con lo zialo, a ricchi non telefono la cabina telefonica, a me ne cagano cazza mia, un non espiro con lo zialo, che fai? Te per cercare, te mandare qualche dono, te parlare sopra panza, te inserire in una calcolatrice, te non te cari vivo e poi te metti in trascato nei miei enfasi, ma che fare? Comunque, ma quando fai tanti problemi, se hai chiamato anzi nella mia segreteria, inserisci, ti fotti di tanto, pare che pago i bolletti, che cazzo mi interessa? Ciao bella, ti vedo, ciao pare, non fare minchiato, ciao bello, ciao una mamma.